Vittorio, oggi è mercoledì 28 di luglio. Finalmente è arrivata la telefonata che aspettavamo da quanti giorni ormai? Tre lunghissimi, nauseanti, massacranti giorni. Guardate, in questi tre giorni ci siamo spostati da albergo a albergo. Questo è quell'ultimo che abbiamo trovato, la seconda topaia, diciamo, che dopo il fregone. Almeno la televisione. Esatto. Comunque, dicevamo, tre giorni snervanti e finalmente è arrivata la telefonata che le vespe sono state sdoganate. Quindi adesso facciamo su armi, bagagli, modelliamo tutta la reception. Ti fai vedere il gesto? E ci andiamo a prendere le vespe e incominciamo l'avventura. Esatto. Questo ritardo di tre giorni praticamente ci penalizza di circa 1500 km. Ma diciamo 1000. 1000 km. 1000 km da recuperare, vedremo un po' come fare. E se ne mettiamo 100 in più al giorno, in 10 giorni le recuperiamo tutte. Vediamo come fare, vediamo di riuscire oggi adesso, programma di oggi, prendere le vespe. Fare un giro per New York con le vespe, fare due foto ma molto al volo. Esatto. Venire qua, prendere i bagagli e andare in direzione Cascata del Niagara. Esatto, per la precisione Buffalo. Esatto, vediamo di fermarci un po' prima a dormire, così la mattina andiamo a vedere le cascate, punto fine. Esatto. Signore e signori, ci siamo, le vespe sono arrivate, prendiamo il contenitore, siamo qui al magazzino e inizia l'avventura sperando che siano ancora intere. Cosa dici, Vittorio? Tanto c'è una legnata sulla mia vespa e quindi la cosa Ma la tua vespa è tutto un cesso. Vai, apri! Vediamo che bel pacco che c'è qua, pacco regalo di Babbo Natale. Si è un po' sfondato il pallet, eh? Non ha proprio retto manetta, però dai, sono ancora intero. Davanti le forche sono a posto, benissimo. Bene, direi che ormai non ci speravo più. Siamo con le nostre vespe, finalmente. Sono reali, non è un cartonato. Sono vespe. Siamo a New York, siamo stati dallo spedizioniere che alla fine è stato gentilissimo, ci ha portato anche della benzina, ci è venuto a prendere alla stazione dei treni, ci ha accompagnato, tutti molto simpatici, tutti molto bene. Abbiamo solo tre giorni di ritardo che dovremmo recuperare. Adesso siamo qua sulla Broadway. Prendiamo qualcosa da mangiare, da bere, perché adesso ha fatto anche il pasto per andare a prendere le vespe. Andiamo a prendere i bagagli, carichiamo, facciamo due foto qua per New York, se riusciamo andiamo a trovare Jim al suo concessionario e poi ci mettiamo in strada per le cascate del Niagara. Bene. Vittorio Zitun in arte Turbo Bestia, che effetto fa essere con la propria vespa sotto all'Empire State Building? Ma guarda, un effetto molto strano, perché
come si può dire, è abbastanza emozionante, è una sensazione che non si può spiegare. Finalmente ce l'abbiamo fatta a prendere i mezzi. Tanto abbiamo aspettato poco. Sì, vabbè, dai. L'importante adesso è averli, ci tocca andare in hotel, caricare l'altra roba che abbiamo. Perché scusa, dov'è che dobbiamo andare? Alla Topaia, scusate. Ah, okay. Dobbiamo caricare tutta l'altra roba che abbiamo dietro, che non è poca, perché quello che vedete qua sulle vespe è la metà di quello che possediamo. No, facciamo un quarto. Sì, anche. E quindi dobbiamo mettere tutto a posto, dividere un attimo anche le cose, perché secondo me c'è poco spazio, c'è tanto spazio poco male utilizzato. Quindi speriamo di riuscire a compattare tutto il bagaglio e riuscire a partire per poi poter fare Times Square, il ponte di Brooklyn e la Fifth Avenue a bordo dei nostri cadaveri. Allora, come, da cosa si capisce che abbiamo di nuovo le vespe? Mostra le unghie. E non abbiamo ancora aperto il motore. Guardatemi il naso, guardate qua, tutta l'erciume qui in faccia. Bene. Voi non avete idea di com'era l'ercio il posto dove siamo stati a tirare qui a Va bene, ma questa è solo la partenza, giusto? Sì, sì, questa è solo la partenza. Molto poi bene. Adesso c'è tutto il viaggio. Fantastico. In teoria stasera dovremmo muoverci in direzione delle cascate del Niagara, sperando un po' nel fresco, perché qui adesso la temperatura si è alzata parecchio rispetto ai giorni scorsi. E quindi l'afa si fa sentire, nonostante abbiamo dei giubbetti forellati nel quale passa l'aria, vi assicuro che la scella parte. Sì, sì, c'è bisogno di altro fresco. Spero di uscire a partire stasera con calma, riposati e soprattutto senza più il nervosismo che ci ha accompagnato in questi ultimi due giorni. Va bene, andiamo a caricare. Ok, dai. Allora, il traffico di New York. Ma allora, in questi giorni, naturalmente, quando non avevamo le vespe, era letteralmente scorrevole. Sembrava non ci fossero macchine, una cosa assurda. Infatti, ci siamo sempre meravigliati, abbiamo detto, ma com'è possibile? E poi, oggi, che rientriamo in possesso dei nostri veicoli, peraltro, che tra un po' rimarranno pure a secco, perché non abbiamo trovato un distributore che sia uno in tutta l'interstate, ci troviamo intubati dentro un blocco della polizia. Che non è un blocco solamente di questa strada, è un blocco generalizzato a tutta la traversa che incrocia la Fifth Avenue, la Broadway e la Lexington, più tutte le vie laterali. Pertanto è impossibile da questo punto poter arrivare in qualche maniera al nostro hotel. Ma staranno aspettando noi? Penso di sì. L'importante è star nascosti dietro i SUV in maniera tale che non ci possano vedere, perché poi saranno cavoli amari. Bene. Okay. Siamo finalmente riusciti a passare la fila, arrivare qui dove c'è il blocco della polizia. E guarda così. E abbiamo capito cosa sta succedendo, niente. Visto che abbiamo preso le vespe, finalmente sono arrivate le vespe, passa il presidente degli Stati Uniti a rompere le balle, perché così non possiamo andare a prendere i bagagli. Basta, poi dove c'è? Meteorite ci manca, poi cosa? Non lo so, le cavallette. Non ho idea, non ho parole. Ma non te lo posso far passare un po'? Ah, quanta polizia! Telefono adesso, vedrai che non c'è campo nel telefono. Non ha dell'antenna dietro, c'ha 50 watt di disturbatore di telefono. Azzerano tutti i telefoni. Linea piena. Sì, però non funziona, le disturba tutti. Va bene, adesso che abbiamo visto passare anche Obama direi che basta. Cosa vogliamo di più? Un gelato. Eh? Un gelato. Un gelato? Sì, mi sembra un'ottima idea. Guarda, te ne passano tu.
tempo ci avranno messo? Beh, tenendo conto che gli spettatori vedranno che dal filmato abbiamo cominciato in pieno giorno. Il sole e adesso è notte praticamente, ci avrei messo circa 4 ore per separare i bagagli, sistemare sulle vespe e essere pronti per partire. Quindi stiamo decidendo di non partire questa sera, anche perché vorrebbe dire partire alle 11 da qua e quindi non trovare dopo il mille e cominciare malissimo. Esatto. Quindi ci fermeremo anche stasera a New York per la ennesima volta. Oramai ci faranno cittadini onorari proprio sì. Per il fatto che siamo i turisti che si fermano di più nell'unico punto di New York dove non c'è niente. Esatto, fantastico. Quindi abbiamo dato spettacolo, abbiamo rotto i coglioni a tutti e niente, adesso a questo punto smontiamo di nuovo tutto e siamo pronti per partire domani. Ok. Che bello essere vespisti.